Ok, vediamo oggi una brevissima, rapida introduzione a quello che sono le prove invalsi. Okay, vediamo, esaminiamo quelle dell'anno scorso e vediamo di cosa si tratta. Nel corso della prova vi sarà presentato un fascicolo simile a questo ripeto, quello dell'anno scorso. A voi arrivo il secondario del secondo grado, classe seconda. Il fascicolo è il numero 1 della prima prova che affrontate. In questo spazio sarà incollata un'etichetta con numero 1 codice abbinato al vostro nome. Ok? Questa è una cosa che fa la, che quando gli insegnate la segreteria non è, cioè ricevete già l'etichetta già incollata su. Dopodiché seguono pagine con delle istruzioni e vi dicono come rispondere. Se ci sono per esempio domande a risposta multipla come questa, mettete un segno, una crocetta, quello che volete, sulla casella corrispondente alla risposta che ritenete corretta. Ok? Se poi ci ripensate e pensate di aver risposto in modo sbagliato, allora a fianco alla risposta sbagliata mettete no e barrate quella che ritenete corretta. Non fate nessun altro segno, ok? Qui ho il candidato, ha segnato la A, dopo ci ripensa e dice no, non è vero che ho segnato la A per errore, come faccio a cambiare? Mettete un no a fianco alla risposta che ritenete, che avete dato ma ritenete sbagliata, nel caso serva, e mettete la sbarra, segnate la casella che ritenete invece corretta. Ok, questo sarebbe opportuno che faceste forse al massimo una volta, perché se rispondete a tutte quante, mettete no dappertutto, diventa un po' pesante, ma mi auguro che non succederà. Ok, dopodiché attenzione, potete utilizzare il righello, la squadra, leggete attentamente quale. Presumo che sia come quello dell'anno scorso, cioè come questo, ma potrebbe essere diverso. Ok? Quindi righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice. Non quella del telefono. Tanto meno quella dell'iPad. Ok? Solo. Non è possibile, non mi piace. Non potete avere altri strumenti. Ok? Non scrivete sulla vostra matita ma solo con penna nera o blu. Se dovete fare qualche calcolo utilizzate gli spazi bianchi del fascicolo. Ok? Voi usate le pagine bianche del fascicolo, gli spazi vuoti accanto alle domande o dove insomma riesce a fare o hai bisogno di fare dei calcoli. Ok? Per aiutarvi, in alcuni casi può essere necessario ricordare qualche formula. Negli anni precedenti questo non c'era, quest'anno hanno messo anche un formulario. Lo vediamo tra un attimo, che è questo. Okay? Questo è liberamente consultabile per formare il fascicolo. Torniamo un attimo indietro, eravamo prima. D'accordo? Qui c'è una pagina dove c'è una domanda di prova, questa non fa parte del test, ok? È una domanda di prova per vedere se avete capito bene come rispondere, eccetera. C'è una domanda in quale le queste sequenze sono scritte dal più grande al più piccolo. Questo posso fare i step. Dal più grande al più piccolo in ordine decrescente, qui abbiamo 8, 5, 4, 2, la risposta corretta è la B, quindi va posta una barretta con la B, in penna, nera o blu. Ok? La durata della prova, penso anche come se la settimana prossima sarà un'ora e mezza, e potete chiedere informazioni o spiegazioni, ma solo sul testo, non su come svolgere, come rispondere alle domande. Potete chiedere questo è giusto o questo è sbagliato, perché vi viene risposto e ripensaci o pensaci di più o fa parte del testo. Dopo ripeto c'è il fascicolo
non potete consultare o aprire il fascicolo prima che venga dato il via, perché vi sarà consegnato il fascicolo chiuso, o lo trovate già sul tavolo. Il somministratore, cioè quello che vi propone o che gestisce il test, vi dirà alcune istruzioni che sono quelle che vi ho appena detto. Dopodiché vi sarà detto apri la pagina, fai questo, fai quest'altro. A un certo punto, quando vi si dice potete iniziare, allora potete girare, andare oltre questa parte, ma non prima. D'accordo? Vi verrà segnata l'ora in cui finisce il test, cioè l'ora di consegna. Se uno finisce prima può consegnare più. Formulario famoso. E cominciamo con la prima domanda. La domanda dice se K è un numero, ce l'avete tutti, se no chi non ce l'ha guarda sulla lavagna. Se K è un numero intero negativo, qual è il maggiore di questi numeri? 5 più K, 5 per K, 5 meno K, 5 alla K. Se qualcuno non vede bene, e magari per problemi di stampa o che questo per sembra un meno e viceversa, chiedete, ho letto bene, questo significa 5 per K, 5 meno K, ok? Se avete dubbi, voglio dire, di solito sono stampati bene, però prima di interpretare male sempre chiedere se il testo lo interpretate bene, ok? Qui la risposta quale sarebbe secondo voi? Certo, perché? Perché se K è negativo, solo in questo caso il risultato è positivo, perché 5 meno K è 5 più un numero positivo, mentre 5 alla K è un numero più piccolo di 1 se K è negativo, e 5 per K più per meno fa meno, e 5 più K è un numero più piccolo di 5, quindi il più grande è 5. Ok? Tutto chiaro? Domanda 2. Osservate bene questo grafico. Sapete che tipo di grafico si tratta? Come si chiamano i grafici fatti in questo modo? Istogrammi. Questo è un istogramma. E riporta i dati relativi al numero di giorni di pioggia in diversi anni dalla stazione di Udine. Ok? E attenzione, sono indicate per ogni mese tre colonne, e qui c'è la leggenda che indica a cosa è associato il colore. In nero c'è il numero medio di giorni di pioggia dal 2001 al 2011, sommati tutti quanti. Ok? Tutto il periodo. Poi in bianco solo quello del 2010. In grigio i numeri di giorni di pioggia del 2011. Okay, quindi i tre colori individuano periodi diversi. Nero tutto il periodo dal 2001 al 2011 inclusi, bianco solo 2010, grigio solo 2011. E sotto sono indicati i mesi dell'anno a cui quella colonna si riferisce. Domanda A1. Nel mese di settembre 2010, settembre è qui e 2010 è la barra bianca, ok? Ci sono stati più giorni di pioggia del 2011 stesso mese, 2011 è quella grigia. Siccome la colonna è più alta, la risposta, cioè l'affermazione è corretta, è vero. Nel periodo 2001-2011, quindi barre nere, aprile è stato il mese con il maggior numero medio di giorni di pioggia. Aprile è qua. Guardate bene. In aprile, la barra nera, ok, è il giorno che è più grande del 2010 ma del 2011, però per esempio maggio ha una barra maggiore,
agosto avrà ancora maggior, non so se vedete, c'è di poca differenza. Quindi se dovessi dire nel periodo 2001-2011 qual è stato il mese con il numero medio più grande di giorni di pioggia, cosa direi? Non aprile ma agosto. Quindi quell'affermazione è falsa. Questa domanda è mirata a vedere se riuscite a leggere un grafo. Okay. Poi, domanda 3. Nel giugno 2010, quindi questo gruppo 2010 è la colonna bianca, è stato il mese con il minor numero di giorni di pioggia. Sembrerebbe vero. Si conferma anche se questo sembra il giugno rispetto al 2010, sì, però ad esempio l'altro anno in febbraio è più di meno, però se mi limito al 2010, giugno è quello dove è più di meno, è stato nel 2010 quello che è più di meno, d'accordo? Tutto chiaro? Poi domanda B. La figura che c'è qui sotto non è più un istogramma, ma rappresenta la quantità di pioggia, le precipitazioni mensili cumulata, cioè tutto quanto è piovuto sommando dal 2010 fino al 2011, cioè quanto in precedenza, quindi dall'inizio gennaio fino al mese corrente. D'accordo? Quindi per forza di cose è un grafico che non può che crescere, perché la pioggia non va dalla terra verso l'acqua, si sommando la pioggia vuol dire che si accumula, in questo senso è accumulata, ok? Quindi se io leggo settembre significa quanta pioggia è caduta in tutto l'anno da gennaio fino a settembre, non solo in settembre. Se voglio quanta pioggia è caduta in settembre devo fare la differenza tra questo dato e questo, quanto è caduto fino a settembre meno quanto è caduto fino ad agosto, allora ho quello che è caduto in settembre, in questo senso è cumulato. Ok? Prima domanda, e ci sono due anni, i triangolini 2010 e i cerchietti 2011. Nei mesi, è difficile fare in modo che entri tutto dentro, nei mesi di maggio e giugno 2010 sono caduti complessivamente circa 500 mm di pioggia. Per quale ragione? Mi faccio sapere quanta pioggia è caduta in maggio e in giugno. Perché questo dato, per esempio nel 2010, questo punto, ok, devo guardare il triangolino, indica la pioggia caduta da gennaio a maggio, questo da gennaio ad aprile e questo punto da gennaio a giugno. Se voglio quanta pioggia caduta nei mesi di maggio, cioè in questo periodo, in questo bimestre, devo prendere il dato di giugno e questo devo togliere quello di aprile, perché solo così ho la pioggia caduta in questi due mesi, devo togliere quella caduta precedentemente. Quindi qui in giugno più o meno corrisponde a un 900, perché è metà strada tra 800 e 1000 circa. In aprile ho 400, 900 meno 400, la risposta, la affermazione è ok. È chiaro per tutti? Come no? Se questi sono i dati cumulati, vuol dire tutto quanto è caduto fino a quel momento lì. D'accordo? Se voglio sapere quanto è caduto in giugno, prendo quanto è caduto fino a giugno e tolgo quanto è caduto fino a maggio. Se voglio sapere quanto è caduto in maggio e in giugno, prendo quanto è la pioggia caduta in giugno meno quella caduta in aprile.
allora so quanta pioggia è caduta tra i mesi di maggio e di giugno, perché sono dati cumulati. Altra domanda. Da aprile in poi, aprile capita qua, la precipitazione mensile cumulata del 2010, rettangolini, è stata maggiore di quella mensile cumulata del 2011. Questo è vero perché? Perché i dati dei triangolini 2010 sono tutti superiori a quelli che indicano il 2011. Ok? Domanda numero 3. Sia nel 2010 che nel 2011, a partire da gennaio, ogni mese è piovuto sempre di più fino ad avere un massimo di precipitazioni in dicembre. Questa affermazione sarebbe vera se il grafico indicasse la precipitazione di ogni mese, non quella accumulata. Non posso dire che è piovuto sempre di più, perché è chiaro che i grafici vanno sempre in salita, perché accumulano la pioggia e accumulano i dati fino a quel momento. Ogni puntolino, ripeto, rappresenta quanto è piovuto da gennaio fino a quel momento. Quindi ogni mese avrà un puntolino che non può essere inferiore al precedente. Se voglio, ad esempio, la pioggia caduta in dicembre del 2011, devo fare il dato corrispondente a questo punto meno questo, che è molto poco. Non è vero che in dicembre è il mese più piovuto di più. Per sapere quanto è piovuto in ogni mese devo fare la differenza. Quindi attenzione a non interpretare male. Quindi la 3 è falsa. Ok? Tutto chiaro? Poi qui vi servirà un righello. Un capitano vede dalla sua nave il faro A. Vedete? Sulla costa, che si trova esattamente in direzione nord-est, qui c'è la rosa dei venti, nord-est è questa direzione. Se io fossi qui, per esempio, la mia nord-est sarebbe la diagonale del quadratino. Ok? Poi, mentre il faro B si trova in direzione est, quello che va verso destra nel nostro caso. Nel seguente, nella mappa, trovate, fate il punto nave, come si dice. Se quindi vedo, grazie. Se vedo il faro A in direzione nord-est, questa, vuol dire che la mia nave, ok, lo vede da questa posizione, quindi si trova lungo la retta che da A procede in modo tale che A lo vedo come nord-est, va in senso opposto, e quindi lo vede e sta lungo questa diagonale. Prendi la diagonale di questo quadratino e la prolunghi. Ok? Se inoltre vedo il faro B in direzione est, vuol dire che la nave si trova lungo questa direzione, perché qualunque punto su questa retta vede B in direzione est. Se incrocio le due rette, A devo trovarlo a nord-est e B devo trovarlo ad est, l'incrocio che ottengo è questo punto. Questo puntolino vede A a nord-est e B ad est. Ok? Quindi bisognerebbe segnarlo con la penna sul foglio, ok? Se mi dicono di trovarlo. Adesso io non me lo ricorderò più sicuramente, ma non fa niente. Dopodiché vi chiede se il lato di ogni quadretto corrisponde a un miglio nautico, sono facendo quasi 2 km. Qual è la distanza del faro A dall'isola rotonda? La vedete l'isola rotonda? Qual è la distanza? Beh,
avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadratini in verticale e 1, 2, 3 in orizzontale e 3 in verticale. Quindi utilizzate cosa? Teorema di Pitagora. 10 in orizzontale e 3 in verticale. Quindi darà un numero che è la radice quadrata di 10 al quadrato 100, 3 9, 109. Qualcosa di più, compreso tra 100 e 103. Oppure, se preferite, utilizzate la scala del righello e cercate di misurare direttamente la distanza. Okay. A quel punto ottenete 13 miglia nautiche dalle 9 alle 13, dalle 13 alle 11. Oppure, questo qui, 12 miglia nautiche. Quale sarà la risposta? Ripeto, è la radice quadrata di 109, va bene. 109. Certo, non può essere sotto il 10 perché già solo la distanza in orizzontale è 10, non può essere più di 11 perché se fosse 11 il suo quadrato sarebbe 121. Sotto la radice del tutto per 121, o 109, è un numero compreso tra questi due, quindi la risposta è C. Ok? Altra domanda. Anche qui lettura grafici. Per frequentare una palestra Paolo deve pagare quest'anno una quota fissa di 60 euro, sarà la tassa di iscrizione probabilmente, e 5 euro per ogni ingresso. Chiaro? Ti iscrivi alla palestra, è una tassa di 60 euro, poi ogni volta che vai hai un costo di 5 euro. Quale dei seguenti grafici descrive il costo C della palestra in funzione del numero di ingressi? Quindi avete in ascissa il numero di ingressi, in ordinato il costo della palestra. Qui abbiamo il grafico, non so se riuscite a leggere, grafico 1, 2, quello sotto, 3 e 4. Per quale ragione? Perché se fai 0 ingressi il costo è comunque 60 euro, quindi non può partire se non da 60. Quindi vengono esclusi il grafico 2 e il grafico 3. Però il grafico 1 non va bene, per quale ragione? Perché se fosse questo vorrebbe dire che ogni ingresso non paga niente in più, oltre che la tassa iniziale, perché indipendentemente dal numero di ingressi il costo è sempre lo stesso. Il grafico corretto è il 4. Perché con 0 ingressi il costo è 60, poi ogni volta che aumentano gli ingressi il grafico sale, perché il costo sale proporzionalmente, o meglio linearmente, a quanti ingressi uno fa, partendo da 60. Ok? Quindi qui variamo il grafico 4, cioè la risposta D. Il grafico corretto è questo, quindi è stata B. Poi Paolo ha a disposizione 200 euro. Se si iscrive alla palestra, qual è il numero massimo di ingressi che può permettersi con 200 euro? 200-60. Ma facciamo? Beh, in realtà si tratta di leggere il grafico al contrario. Dai 200 euro tolgo i 60, mi rimangono 140, 140 ingressi a 5 ingressi in 5 euro ogni ingresso. Qui la risposta va scritta 28. Se vi serve fare dei calcoli potete farlo in questo spazio, 28 ingressi, ok? Anzi è meglio che lo facciate, così è chiaro che tipo di
ragionamento avete fatto per dare la risposta. Ok? Poi completa la forma che esprime il posto C della palestra in funzione del orario di ingresso, cioè vi dicono come faccio a costruire questo grafico, qual è la regola che mi permette di fare questo grafico. Se fosse 60 più n vorrebbe dire che ogni ingresso paga un euro. 60 più 5 per n. 60 costo iniziale, 5n costo degli n ingressi, perché ognuno ti costa 5 euro. Quindi lì va scritto 60 più 5 per n. Se fosse stato 3 euro a ingresso sarebbe stato 60 più 3 per n. Se fosse stato 10 euro a ingresso sarebbe stato 60 più 10 per n. Lui ogni volta qua paga 60 euro? No, 60 euro li paga una volta sola. Torniamo indietro un istante. È una quota fissa di 60 euro per il solo fatto che ti iscrivi, la quota è fissa, non dipende, quota fissa significa non dipende da quante volte ci vai. Capita qualche volta che ti iscrivi alla palestra, poi pensi di andarci una volta a settimana, per dire che quella settimana non vai. 60 euro già pagati e quindi non ti restituisci più nessuno. Se vai n volte, se fai 5 volte pagherai 5 per 5, 25 euro. Se vai 10 volte pagherai 50 euro, che vanno sommate a quelli che hai già pagato per l'iscrizione, che sono i 60. Quindi l'espressione che dà il costo in funzione di quanti n ingressi hai fatto è 60 quota fissa più 5 per n. Tutto chiaro? Sì. Andiamo avanti. Altra domanda. Le persone durante le attività sportive, vedete tutti? Vedete più in alto? Non dovrebbero superare una determinata frequenza del battito cardiaco. Frequenza che varia in funzione dell'età. Il numero massimo di battiti al minuto che non dovrebbe essere superato, frequenza cardiaca massima consigliata, si può calcolare sottraendo a 220 l'età X del soggetto. La persona di, non so, 40 anni avrà 220 meno 40. Inoltre, affinché un allenamento in palestra sia efficace, il numero di battiti Y dovrebbe essere mantenuto in un intervallo compreso tra il 70% e il 90% della massima frequenza consigliata. Quindi, quale? È tutto chiaro? Quindi, chiaramente il numero, questa formula, cioè 220 meno x, è la massima frequenza. È opportuno stare sotto. Quanto sotto? L'ideale, dice il testo, è tra il 70% e il 90% del massimo. Domanda A. Quale delle seguenti diseguaglianze esprime il numero di battiti ottimali da mantenere in un allenamento efficace? Cioè quale rispetta le istruzioni date, le richieste date nel testo. Quindi la frequenza massima deve essere 220 meno x numero di anni di età. E deve essere compresa la frequenza attuale, y, tra il 70% e il 90% del massimo. Qualcuno propone la B, che è corretto. 70% significa 70 su 100, quindi la prima è sbagliata perché 70 e 90 non sono riferiti a 100, invece ci faccio 70 diviso 100 0,7, 90 su 100 è 0,9 e poi il massimo è il 220 meno x, quindi l'espressione corretta è la B. La C è sbagliata perché viene moltiplicato per 0,9 solo la x e non il numero massimo, e la seconda per analogo motivo. Ok? Domanda B. Nel seguente diagramma, vedete?
sono rappresentate in funzione dell'età X le frequenze cardiache F maiuscolo, massima e minima entro le quali si ha un allenamento efficace per soggetti che hanno età compresa tra i 20 e i 70 anni. È tutto chiaro? Quindi all'aumentare dell'età la frequenza ottimale diminuisce. Indica se ciascuna delle seguenti affermazioni è vera o è falsa. Andiamo a leggerle. Domanda numero, affermazione numero 1. La differenza tra la frequenza massima e la minima a 70 anni è maggiore di quella a 20 anni. A 70 a 20. A me sembrerebbe falso, perché comunque è un intervallo sempre identico, se due sembrerebbe sembrano paralleli. Ma non lo so, consideriamo quei due calcoli. Sì, in realtà sono, è più stretto, sì. Quindi è falso. Ok, continueremo la prossima volta. Per oggi ci fermiamo qua.